Bentrovati, questa è una puntata molto molto speciale di persone perché sarà una puntata che noi vi racconteremo in dialetto mirabellano per quanto mi riguarda e in dialetto sant'angiolese di Sant'Angelo dei Lombardi per quanto riguarda il mio ospite. Perché? Perché l'ospite che si chiama Gino Antoniello, ecco se la regia ce lo inquadra subito, Gino Antoniello ha una storia molto ma molto particolare e molto molto bella. Una storia che io raccomando a chi ci ascolta, raccomanderei a tutti gli italiani di poter seguire, di poter emulare, perché è una storia di emigrazione fatta di tanti sacrifici, una storia che nasce praticamente dal niente, che nasce appunto dall'Irpinia, dall'entroterra irpina e che si proietta poi negli anni a New York, dove Gino Antoniello è diventato negli anni, piano piano, lavorando, studiando, è diventato un grande imprenditore, un grande manager e con grande soddisfazione ha poi potuto mantenere una promessa fatta al suo papà, il papà che nel 1986 con la mamma di Gino, 1986, tornarono in Italia dopo anni di emigrazione, prima in Svizzera e poi negli Stati Uniti. E Gino ha voluto ricongiungersi sempre con questa famiglia, con questa sua famiglia sant'angiolese, puntualmente, quasi ogni anno, per tantissimi anni, è tornato a Sant'Angelo dei Lombardi, dove poi, per mantenere la promessa fatta a suo padre nel 2002, sotto una, possiamo cominciare a parlare in dialetto, sotto una cerza, che poi è la quercia, come sapete, ha fatto una bella promessa a suo padre, promessa che sta mantenendo, ma questo ce lo conserviamo per ultimo. Bene. Fino a qui ho dovuto parlare in italiano per i nostri telespettatori. Adesso, sempre per i nostri telespettatori, cominciamo in dialetto. Perché? Perché Gino è vissuto in Italia da bambino soltanto, penso, un anno, no? Perché tu sei nato in Sì, Svizzera, giusto? sì. I tuoi genitori erano di Sant'Angelo dei Lombardi ed erano emigrati in Svizzera. Poi, quando tu avevi, credo, 7 anni, sono tornati per un periodo in Italia, i tuoi genitori, e tu per un solo anno, Gino, lui, ha frequentato la terza elementare di Sant'Angelo dei Lombardi. Una brevissima sosta a Sant'Angelo dei Lombardi e poi via il volo per gli Stati Uniti, New York, emigrati a New York. Gino, bene, cominciamo da qui, anzi, cominciamo a qua. Va bene? Sì, La promessa è mantenuta. va bene, va bene. Io la cosa che ti voglio chiedere, la cosa che ti voglio addomannare, ecco, subito, è come ti senti sant'angiolese? Quanto ti senti? Come ti senti sant'angiolese? Ecco, eh? Ma dal principio, quando era piccolo, abitavamo in Svizzera, come hai detto, ogni anno ritorniamo qui in Italia. Facciamo 3 settimane, 4 settimane con la nonna a San Vito. E là ho preso l'ambiente, manco lo sapeva che le radici cominciavano tanto, però... Gina, mo pa, tu parli italiano e poi mi fai parlare in dialetto. A Ok, parlare in ok. E dialetto. allora, noi siamo arrivati in Italia ogni anno, fra quando sono nato, fino a 7-8 anni, dopo non ci mi aiuto... Come ha detto Franco, in America, però in quel tempo, quando era giovane, piccolo, mi ha imparato tanta cosa, mi ha imparato rispetto, mi ha imparato come si fa la salsa, come si fa la doccia senza acqua calda, come vai al bagno senza il bagno. E tutte queste cose erano strane per me, però non erano troppo strane dopo tanti anni di pensare... di conoscere tutti i sacrifici che fanno la gente della zona, mio zio, mia zia, mamma, papà. E ci stanno tante storie, no? Le storie sono le stesse per, penso, tanti immigranti, però i miei genitori sono stati pionieri, come devo dire, pioneers, courageous, un coraggio fortissimo andare in America con quasi senza niente, e io a fianco. Da bambino. Allora ho visto i sacrifici che hanno fatto, ho visto sacrifici qui e là, lavoravano notte e giorno per portare la famiglia avanti. E tutto questo me lo ricordo, tutto questo l'ho visto io con i miei occhi, ho sentito tutto con i miei
Rebrecchi. Allora, quello è stato. Gino, però pure tu, no, pure tu hai cominciato a lavorare subito in America, subito hai cominciato. Cioè, studiavi e lavoravi, sì. Hai fatto prima le scuole elementari perché l'hai completata in America, poi hai fatto la high school in America, poi hai fatto 2 anni di università in America, sei diventato, devo parlare in dialetto perché questo è il nostro patto, sei diventato perito elettrotecnico in America, però mentre studiava Gino lavorava in America. La cosa bella, no? La cosa bellissima che questo signore, perché si tratta veramente di un gran signore d'animo, ma anche di cervello, Gino all'età di 18 anni, quando teneva 18 anni, gestiva a New York, non a Sant'Angelo dei Lombardi o a Mirabel, a New York gestiva 2 macellerie a 18 anni. Sì. Che ti ricordi questo fatto tu, di queste 2 macellerie? Ma mi ricordo cioè, a 18 anni. Erano 17, scusa, quando... A 17 anni. Ma io, vedi, non era difficile, forse è difficile a spiegare, però non era difficile a farlo, perché io ho visto il sacrificio dei miei genitori. Venerdì sera, si alzavano a tavola, mettevano i soldi, papà diceva paga l'affitto. Pagano un mangiare questo e quello, e non rimanevano poco. E allora da quando era 12 anni ho cominciato a lavorare e non ho chiesto quasi niente di soldi, ma l'avrei io stessa. Ma a 13 anni tenevo un altro business, era piccolo, e ho lavorato sempre, la scuola era importante, però il lavoro per me era quasi più importante. Senti, Gino, tu sei nato per fare un business, parliamo sì, di carta. Sì. Tu sei nato per fare un business, perché a 13 anni già lavorava, a 18 anni 2 macellerie, dopo, mentre continuava a studiare, mentre stava all'università pure, lavorava sempre, fino a quando poi che ha fatto, ti sei inventata una cosa tua, no? Ha detto, beh, mo divento imprenditore, mo basta lavorare con il padrone, faccino poco il padrone, giusto? Sì, sì. E che ha fatto? Ho fatto quasi 30 anni con un'azienda internazionale, la Sumitomo, una giapponese, il conglomerate. Sono ancora clienti oggi, però è arrivato un punto che ho detto... Però Giro, perdone, sì. Ma fai finta di non parlare italiano, però poi... Parli italiano e parli pure buono. Allora, parli in dialetto. Allora mo è più difficile parlare in dialetto che in italiano, però provo a fare un po' di tutto. Parlo pure in inglese. Sono arrivato a questo punto, ho detto ma io devo andare avanti, fare una cosa più profonda di quello che facevo. Allora ho cominciato la GMA, è un'azienda che facciamo i consulenti, siamo esperti della... disegno, costruire, operazione e manutenzione di ferrovie di passeggeri. Allora noi o lavoriamo con una ditta che fa il lavoro o lavoriamo con il Stato che se le compra questo lavoro. E no supervisor, una cosa che facciamo sicuro, che il lavoro va bene. Quella è l'esperta nostra. Però prima di fare questa cosa qua, tu hai lavorato alla General Electric, che era una grande compagnia di elettricità in America, no? I motori, queste cose qua, eccetera. Sì. E là sei diventato manager addirittura, subito, bello, no? Yeah. Wow! Senti, ma quanto guadagnava? Scusa, posso domandare? Tanto qua. Era un po' difficile da spiegare perché no, il cambio. No, e tu le tasse paghi in America? Io le tasse le pago in America. E là sapavano. Ma sono 2 cose che io mi ho imparato quando ero piccolo. Due cose. Si devono pagare le tasse e si muore. Tutt'altro si può fare. Tutt'altre cose no. Fai queste cose. Prima fai una società, poi ne fai un'altra, poi ha fatto 3 società, sì. 3 aziende grosse tieni, sì, sì. 3 aziende grosse. Ma 2 sono abbastanza, una è cominciato proprio adesso, ecco, è proprio insieme alla promessa che ho fatto a mio padre della proprietà qui in Italia. Dopo ne parliamo, dopo è una cosa bella. Però adesso ci sta una sinergia con quello
è quello che stiamo facendo in America. Questa è la terza azienda che sono fortunato a gestire. Senti, parliamo un poco, Gino, ma parla pure un pochettino della famiglia tua, no? Allora, mamma tua si chiamava Angela, Angela Rosamilia, papà Antonio, Antonio Antoniello. Sì. Poi nel 1000, aiutami a ricordare un poco perché poi tiene sta storia così complicata che ci vorrebbero 25 ore, non 25 minuti per raccontarla. Nel 1986 ti sposi o no? No. 87 sì. Mi sposi, mi sono sposato all'86, i miei genitori sono ritornati in Italia. Perfetto. Ah, 86 sono tornati i genitori. Sì, sì. Tua moglie è americana, si chiama Rosalie, poi non so altro. Rosalie è una... quattro generazioni, il padre un bravo uomo, era napoletano, la mamma era siciliana. Ah, quindi è troppo roba nostra. È roba nostra, poi quattro generazioni. Senti, poi due figlie, Gina la prima, Gina tiene 32 anni e Gina è professoressa all'Università di New York, alla New York University. Che fa Gina? Gina insegna, se ho capito bene, insegna management sportivi, cioè come management sportivi è proprio il business di entertainment, quello che noi non vediamo, quello indietro, come si fa, come si paga, dove si va, è una cosa proprio, dico, speciale, e lei è pure una ragazza speciale. Ciao Gina. Senti, invece la seconda figlia che te ne 29 anni, no? 29 anni te? 30. 30 anni, la seconda figlia si chiama Teresa. Teresa, sì. Però ha già visto una cosa che non mi è piaciuta tanto. Dimmi. Teresa ha già visto che ho un nome, lo hai scritto con la TH, con l'H in mezzo. Era più bella Teresa in italiana, così senza H. Ma tu sei sposato? Sì. Allora, quando una moglie dice una cosa, ho capito. Certo, è tutto chiaro. Omaggio a Donna Rosalia, allora. Non si poteva dire di no. A la mamma Rosalia. Si chiamava Teresa, la mamma di mia moglie si chiamava Teresa. Scritto così, allora ho dovuto fare. Perfetto. Senti, Gino, sì. L'altra cosa, una cosa importante, perché mo fra poco parlammo poco delle cose nostre qua di Sant'Angelo, la promessa fatta a papà e tutto quanto il resto, no? Tu lavori ancora, Teresa, tua figlia Teresa, la seconda figlia, 30 anni, è la manager di tutta l'azienda tua, no? Sì, la tutte e tre, tutte e tre. È una padrona e mi pagano, o te l'ho messo. Ti paga o ti paga? No, mi paga una volta al mese. Io volevo dire un aumento, però ha detto no. Ha detto che no, Quindi comanda tutte Teresa. Comanda tutto lei. Perfetto. Senti, ti posso chiedere quando è tasse papa? No. No, allora, qual è la storia? Gino, lo scopo della domanda alla quale tu non devi rispondere era soltanto un altro, non voglio sapere i fatti tuoi, no? No, ho capito. Voglio soltanto far capire, raccontare ai nostri telespettatori una cosa molto importante, come i sacrifici, il lavoro, perché poi Gino, per come lo vedete, così è, Gino è... Ho investigato, fatto investigation con te, è bravo, è buono, una persona generosissima, grande lavoratore, onestà 100%, altruista, cioè è proprio uno buono. Ecco, questo qua è molto importante. Allora, per dire che quando si fanno tanti sacrifici e poi si guadagna, ma più guadagnano, sono gli obiettivi che si raggiungono, ha fatto cose molto molto belle. Ecco perché noi chiudiamo, ci mancano ancora 8 minuti, chiudiamo raccontando un po' questa storia di Sant'Angelo. Già l'ho detto Gina all'inizio, no? Già Giulietto, non mi fa parlare in italiano. Ma forse cominciamo a parlare proprio Sant'Angelo. Oh, ecco. Ci abbiamo così. Mo ci racconta sotto a quella quercia e Sant'Angelo, sotto la cerza e Sant'Angelo, nel 2002... Che cosa succede? Sì, questa è una storia un po' emozionale. Gino, qua devo pure emozionare. Qua possiamo fare tutto, la libertà. Sì. L'ho mangiato, mamma è cucinata, io e papà ci sono stato sotto sta cerza. Nanzano sultano, bello sultano, la cucinavo, la mangiamo. E papà si è girato e ha detto, ma oggi domani qua che succede? Quando moro io,
che succede alla proprietà, alla casa. Tu vieni a abitare qua, ho detto papà, io forse abitare qua non te posso promettere. Però, fra tanto che sono vivo io, rimane in famiglia la casa, non ti preoccupare questo. Io sono una lacrima, io nato, è finita così. 2007 Dio l'ha chiamato, è morto mio padre. Tu stavi in America quando sei morto? Sì, sì. E sei morto qua a Sant'Angelo? È morto qua a Sant'Angelo. Come subito c'è tornato, abbiamo fatto il funerale, però non c'è sta mamma qua, abbiamo fatto la decisione di portarla in America. E in questo periodo... Ah, mamma tua l'ha riportata in America, sì, tu a New York. Sì, sola non poteva rimanere. È stato in questi tempi che abbiamo deciso, loro, noi abbiamo deciso di vendere. Ok, ho detto vendi, non ti preoccupare. 5 anni, 6 anni... È venuta una persona, ci troviamo tutti in Italia, è venuta una persona che se lo voleva accattare. Ci ha dato quello che era scritto. Che poi era una casa così, è una casetta umile nostra, così. Bravo, così. Ho detto a mamma, mio fratello Mario, Rosetta, ha detto, siete d'accordo? Sì, peccato, però, sì. Ok, ho detto grazie. Questa persona l'ho accompagnato, lo cangia e ha detto scusa, qua non si vende. Ha detto ma che dici? Ah, scusa, qua ho cambiato. Non mi piace. Rimane in famiglia questo. È ritornato, è stata una volta con mamma, mio fratello e sorella, ha detto ma che hai fatto? Ha detto che hai fatto? Non hai fatto niente. Qua non si vende, me l'accatto io. Ma perché? Se tu sapevi della circostanza niente, questo, tutte le cose che una famiglia vuole dire. Sì. Però io ho detto, no, il sacrificio avete fatto, i genitori hanno fatto per i figli. Bellissimo. Allora, lo prezzo, siamo tutti d'accordo. Io mi piglio la parte mia e vi pago la parte che vi tocca. E ho detto, se no, io vi scrivo, no, no. Vi pago. Tornato all'America, cambiato, pigliato per i soldi, però non cambia niente. Qua ero tu, ero mio, rimane così. Un po' di lacrime, un po' di sorriso, andiamo avanti. E quello è cominciato così. Dopo ho cominciato a ricostruire la casa, il terreno della buonanima, di mamma e papà, e io tornavo sempre per questo. Quello era iniziato la promessa che ci ho fatto a papà nel 2002, non ce l'ho detto a mia famiglia, non era tra me e papà, no. Però quando è arrivato il punto di dirlo, l'occasione era giusto. E da cambiato tutto. Allora, tu questa qua mi piace come ha raccontato, cioè La comincia la promessa, perché poi è una cosa abbastanza normale, no? Pure sì. A casa mia è accaduto, sì. Cioè diceva, anziché venne o forestiera, l'estraneo, ma accattu io per tutti qua, insomma, pure sì. Io ho fatto qualcosa del genere a casa mia, no? Bravo. Allora, ma quello è soltanto l'inizio della promessa, siamo nel 2007, giusto? Dopo passano poco anni, tu a padre dici, ho fatto un'altra promessa però, o no? Non è che, ma accatta a casa, la tengo, e quindi è bello. Cioè, qua non ci vengo a abitare perché sto in America, sto là, tengo famiglia mia. Però, ho pensiero ha sempre tenuto e fa qualche cosa, Sì, per sì. Ricordare bene tuo papà, per onorare la promessa. Sì, sì. Ma, dici quello che ci puoi dire, non voglio sapere tutto, per no, carità. Ma... Che stai facendo, dai, facci capire. No, ok, adesso te lo dico. Prima ho ricostruito la casa di mio padre, che non ci voleva fatica, ci voleva un po' di lavoro. E dopo ho visto casa abbandonata, diciamo, era sotto, là c'era una casa quasi abbandonata, sporca, era una cosa terribile. Me l'ha già cattata, già pulizzata, costruita, ricostruita. E quella era la seconda. Adesso l'anno passato ho comprato un altro 2, che era da sopra, e allora è come una scala, 1, 2, 3. Noi eravamo alla metà, quella era sotto, quella era coppa, è già unito tutto insieme. E adesso, come Medina, è una cosa bella, è un villaggio piccolo, ho fatto
ci stanno il barbecue, ci stanno punto vista, ci sta il fire pit, fa il fuoco, lo vino di notte, questo e quell'altro. Allora è una cosa che l'ho fatta per me, però con il pensiero imprenditore, con il pensiero di oggi domani fare un villaggio, un viaggio per il forestiere, l'americano, il germanese, chi vuole venire, vengono in zona e si possono avere a capire l'Italia che è, mangiare lo vino, la mozzarella, lo vecchierello con la fisarmonica, facciamo tutto per l'esperienza. Io lo farò per me, per la famiglia e per quelli che vanno a venire. E quella è la storia, non sono finito, ancora si lavora. Che una cosa bella che Gino non ha detto, perché non è soltanto una bella capa proprio, no? Un imprenditore serio, pieno di inventiva, pieno di fantasia, un visionario, mo si dice visionario. Visionario, okay? Sì. Ma lui tiene anche un'altra grande virtù, che è la virtù dell'altruismo. Lui non lo dirà mai, a me l'ha detto, lo posso dire, o posso dire, sì, me lo permette, sì, posso dire, no, sì. Dice che la sua soddisfazione più grande non è stato, lo posso dire in italiano, dispiace, sì, in italiano, sì, ma sì. Posso parlare italiano poco poco? Parliamo tu, la sua soddisfazione più grande non è stata soltanto quella di ricostruire, allargare, valorizzare, investire sulla piccola proprietà paterna, quindi conservare quella, ma su quella pietra, mo divento quasi evangelico, no? Costruire una grande, non chiesa, ma costruire lavoro, perché Gino, un'altra cosa che non va detto, è che lui, tra le aziende che c'ha in America, ce n'ha una che si interessa esclusivamente, ma alla grande, di turismo. Quindi l'idea è anche quella di poter convogliare domani, piano piano, quando la country house sarà completa, quando il villaggio turistico sarà completo, portare qua un po' di gente per creare lavoro per i giovani. E questo, Gino, ascolta, io non sono uno che fa troppi complimenti, e mo dobbiamo pure chiudere perché è finito, sì, il sì. Tempo, no? Io non faccio complimenti, generalmente non ne faccio a nessuno complimenti, no? Sono poco cattivo, però lasciatemi dire una cosa, cioè, anzi vi faccio una domanda, ma dalle cose che abbiamo raccontato, che poi sono una parte molto piccola della grande, bella storia di un emigrato, di un bambino emigrato, attenzione, che si è formato, che ha fatto fortuna perché ha lavorato tanto, ma una domanda ce la vogliamo fare per le poche cose che avete ascoltato. È o non è Gino Antoniello una bella persona? Sì o no? Lasciamo questo punto interrogativo? Io te li sì, lascio, grazie. Soltanto salutare i telespettatori perché siamo finiti. E falli in dialetto sant'angiolese, per piacere. Ti ringrazio per l'opportunità di venire. Ci vediamo a presto, venite, avrei la promessa oggi domani quando è fatto, e vi ringrazio per tutto. Le larghe mie sono qua, ritorno e vengo e faccio il dovere più che posso fare per aiutare il paese, per forse portare una visione un po' differente. Grazie questo, una questo volta. È molto bello. Allora, grazie. Gino, io mi rubo alla regia 10 secondi per dire una cosa, un'altra cosa. Tu quando è che torni in Italia? Perché fra poco parte, poi torna. Quando sì. Tu quando pensi che tu eri? Aprile sicuro. Aprile prossimo? Sì. Allora, ma posso impegnare a fare una cosa con te io? Allora, io farò un'altra trasmissione con Gino, non sarà più persone, sarà un'altra cosa, però la faremo con un interprete qua in studio, in modo che Gino tutte le cose, altre cose che voleva dire, esprimerle come lui le sa esprimere benissimo in lingua inglese, perché è bravo, 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 le potrai esprimere la prossima volta, va bene? Grazie, Gino, grazie grazie mille. A te, grazie, grazie, grazie a te, grazie. Grazie a voi, arrivederci con la prossima puntata di Persone.